Procedo all'appello dei presenti. Sono le 18:10 e procediamo con l'appello dei presenti. Emanuele Moggia presente, Vincenzo Rolando, Presente. Monica Betta, Presente. Giovanni Zanini, devi attivare il microfono. Attivate il microfono per favore per rispondere all'appello. Presente. Pierluigi Chiassoni, Presente. Enrico Magnani, Presente. Michela De Simoni, la vedo collegata, ma non. Assessore De Simoni, presente? Presente. Può accendere la telecamera? Dovresti accendere la telecamera, Michela, per favore. Sì, presente, se ho sentito. Ora Presente, sì, però non vedo la telecamera accesa. Devo vedere i consiglieri, Michela. Dovresti accendere la telecamera. Va bene, procediamo. Pietro Motto, poi torniamo sulla De Simoni. Pietro Motto. Presente. Alessandro Raggi. È assente, ma ha mandato una comunicazione è giustificato per impegni. Comunico così al segretario comunale in diretta. Daniele Betta. Presente. Gino Policardo. Presente. Benissimo, rimango. Adesso sì. L'assessore De Simoni presente. Presente. Benissimo, adesso ti vedo e ti sento. Bene. Bene. Allora possiamo procedere con la discussione dell'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. È aperta la discussione su questo punto all'ordine del giorno. I consiglieri che vogliono intervenire ne hanno facoltà. Se nessun consigliere vuole intervenire, metto in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente per appello nominale. Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rolando favorevole, Monica Betta favorevole, Giovanni Zanini favorevole, Pierluigi Chiassoni favorevole, Enrico Magnani favorevole, Michela De Simoni favorevole. Devo vedere di là, va bene, ti vedo. Favorevole. Benissimo. Pietro Motto. Favorevole. Daniele Betta. Favorevole. Gino Policardo. Favorevole. Benissimo. Possiamo passare allora alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Servizi a domanda individuale, copertura costi nel bilancio 2020-2021. Ecco, come è noto, il Comune di Monterosso al Mare gestisce questi servizi a domanda individuale. Lo stazionamento dei posti barca, l'illuminazione votiva, i parcheggi e i parchimetri pubblici, la mensa scolastica, il trasporto scolastico e l'attracco al molo capoluogo. Ecco, ricordo che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività che sono gestite direttamente dall'ente e che sono poste in essere non per obbligo istituzionale e che devono essere utilizzate, che vengono utilizzate dietro una specifica richiesta dell'utente. Ecco, l'articolo 6 del decreto legislativo 55 dell'83 prevede che per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima dell'approvazione del bilancio siano espletate una serie di adempimenti.
Questi servono per individuare i servizi che rientrano nella normativa, che sono i servizi che ho elencato poc'anzi, determinare le tariffe e le contribuzioni. Questo, come noto, è una competenza della Giunta che ha già deliberato in tal senso, proprio in previsione del deposito del bilancio. E infine bisogna definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi. E questo è appunto oggetto della delibera in discussione a questo punto all'ordine del giorno. Ecco, i consiglieri hanno potuto prendere visione del prospetto riassuntivo che è in allegato alla delibera, che comprende, che esplicita le previsioni di incasso di questi servizi e le previsioni di spesa per la gestione di questi servizi. Ecco, i totali di queste due voci ammontano a 421.200 euro per le entrate e a 90.660 euro per le spese di gestione di questi servizi. Pertanto si dà atto a questo Consiglio che la misura percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale determinata sulla base delle tariffe approvate è superiore al 100%, precisamente è pari al 464%. E quindi il comune non va in perdita nell'offerta e nella gestione di questi servizi. Bene, è aperta la discussione su questo punto all'ordine del giorno. I consiglieri che vogliono intervenire ne hanno facoltà. Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, servizio a domanda individuale, copertura costi di bilancio 2020-2021, per appello nominale dei presenti, Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rolando, favorevole, Monica Betta, astenuta, Giovanni Zanini, favorevole, Pierluigi Chiassoni, favorevole, Enrico Magnani, favorevole, Michela De Simoni, favorevole, Pietro Motto, favorevole, Daniele Betta, astenuto, Gino Policardo, astenuto. Per l'immediata eseguibilità del provvedimento, Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rolando, favorevole, Monica Betta, favorevole, Giovanni Zanini, favorevole, Pierluigi Chiassoni, favorevole, Enrico Magnani, favorevole, Michela De Simoni, favorevole, Pietro Motto, favorevole, Daniele Betta, astenuto, Gino Policardo, astenuto. Bene, possiamo passare quindi alla discussione del punto 3 all'ordine del giorno, approvazione DUP semplificato e bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Ecco, come noto, il DUP è lo strumento che permette l'attività di strategica ed operativa degli enti locali e costituisce quello che è, si può dire, il presupposto necessario a tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente. Quindi l'approvazione del DUP costituisce anche il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione, che è il corrente punto all'ordine del giorno. Ecco, si è dato che gli assessorati e le varie aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che il documento in discussione al corrente punto all'ordine del giorno risulta coerente con quelle che con le norme di finanza vigente. Ecco, gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono predisporre quello che è chiamato il DUPS semplificato, il DUPS, che è stato approvato già dalla giunta comunale con la delibera 150 del dicembre 2020. E do atto al Consiglio che al momento, ad oggi, non sono pervenute da parte dei consiglieri comunali richieste di modifica o integrazione al DUPS così approvato nel dicembre del 2020. Do atto altresì che con delibera 45 del 17 aprile 2021 sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione, gli allegati relativi e l'aggiornamento al DUPS.
Ecco, la nota di aggiornamento e lo schema di bilancio di previsione, quindi 2021-2023, sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali e anche su questo do atto al Consiglio che non risultano pervenute richieste di emendamenti. Ecco, il bilancio che stiamo approvando è comunque sia un bilancio molto prudenziale che tiene conto della contingenza pandemica in corso e quindi non abbiamo ancora contezza di quelle che saranno effettivamente le entrate assestate sul bilancio comunale. È stato fatto sulla falsariga delle previsioni di quelle che dell'anno scorso, quindi necessariamente è un bilancio che sarà affinato in itinere con opportune variazioni di bilancio man mano che avremo la contezza e la certezza della consistenza delle entrate reali. Ecco, apro quindi la discussione sul corrente punto all'ordine del giorno per l'approvazione della nota di aggiornamento al DUPS e per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. È aperta la discussione, i consiglieri che vogliono intervenire ne hanno facoltà. Ci sono richieste di intervento? Bene, se non ci sono richieste di intervento o ulteriori delucidazioni, metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, approvazione DUP semplificato e bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Per appello nominale dei presenti, Emanuele Mogia favorevole, Vincenzo Rolando? Favorevole. Monica Betta? Astenuta. Giovanni Zanini? Favorevole. Pierluigi Chiassoni? Favorevole. Enrico Magnani? Favorevole. Michela De Simoni? Favorevole. Pietro Motto? Favorevole. Daniele Betta? Contrario. Gino Policardo? Contrario. Per l'immediata eseguibilità del provvedimento, Emanuele Mogia favorevole, Vincenzo Rolando? Favorevole. Monica Betta? Favorevole. Giovanni Zanini? Favorevole. Pierluigi Chiassoni? Favorevole. Enrico Magnani? Favorevole. Michela De Simoni? Favorevole. Pietro Motto? Favorevole. Daniele Betta? Contrario. Gino Policardo? Contrario. Bene, possiamo passare al punto 4 all'ordine del giorno, che è approvazione dello statuto di ATC Esercizio SPA, società in house. Ecco, come è noto, ATC Esercizio SPA è l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito della provincia della Spezia. Il contratto di servizio del TPL, del trasporto pubblico locale, era stato sottoscritto già in data 30 giugno 2019 tra la provincia della Spezia e l'ATC Esercizio. Recentemente il Consiglio della provincia di La Spezia, con la deliberazione numero 10 del 31 marzo 2021, ha approvato l'affidamento in house providing ad ATC Esercizio SPA. Nella scelta della forma di affidamento in qualità di ente d'ambito, La provincia ha svolto una valutazione di adeguatezza del modello scelto per garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale. Ecco, nella deliberazione che vi ho citato, quella della numero 10 del 31 marzo, si prevede che il nuovo statuto della società ATC Esercizio SPA debba essere approvato dai consigli dei comuni soci, ovviamente, questo per poter continuare a usufruire del trasporto pubblico locale in ambito provinciale e quindi anche locale. Quindi, al fine di poter continuare a usufruire del trasporto pubblico locale provinciale, in quanto comune socio, con questo punto all'ordine del giorno, anche il Comune di Monterosso è chiamato ad approvare lo schema del nuovo statuto di ATC Esercizio SPA. Ecco, do atto che l'approvazione di questo nuovo statuto non prevede alcun onere economico per il Comune di Monterosso al Mare. È aperta la discussione su questo punto all'ordine del giorno. I
consiglieri che vogliono intervenire ne hanno facoltà. Una delucidazione, sì. Posso intervenire? Certo, prego. Volevo una delucidazione. Allora, questo statuto riguarda solamente il trasporto o comprende anche per il servizio di parcheggio? Perché la TC c'è anche il parcheggio, no? Secondo o solo il trasporto? Questo statuto che mette in atto, che deve presentare questa società, solamente riguarda solamente il trasporto con le o anche il parcheggio? E no, è sul TPL, quindi il trasporto pubblico locale. Solo trasporto pubblico locale questo, eh? Ok, grazie. Prego. Ci sono altri... Il segretario vuole intervenire su qualcosa? No, dice che l'oggetto sociale... è quello dell'articolo 2. Sì. Dice... Faccio intervenire il segretario comunale che sta leggendo il... Sì, nell'oggetto sociale si specifica che la società... Sentite, dice... segretario? Mi sentite? Sì. Sì. ...di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano, extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo. E svolge ogni altro servizio sussidiario integrativo complementare al trasporto pubblico di linea e servizi di trasporto scolastico, svolge ogni servizio di attività collaterale, sussidiaria, strumentale, comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità. Questo è l'oggetto sociale della società, che lo statuto ricomprende. Bene, ringrazio il segretario comunale. Ci sono altre richieste di intervento o di integrazione, di chiarimenti? Sì, aspettiamo un attimo che il segretario possa verbalizzare questo intervento. Ecco, bene. Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, approvazione dello statuto di ATC Esercizio SPA Società in House. Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rolando favorevole, Monica Vetta favorevole, Giovanni Zanini favorevole, Pierluigi Chiassoni favorevole, Enrico Magnani favorevole, Michela De Simoni favorevole, Pietro Motto favorevole, Daniele Betta contrario, Gino Policardo contrario. Per l'immediata eseguibilità del provvedimento, Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rolando favorevole, Monica Betta favorevole, Giovanni Zanini favorevole, Pierluigi Chiassoni favorevole, Enrico Magnani favorevole, Michela De Simoni favorevole, Pietro Motto favorevole, Daniele Betta contrario, Gino Policardo contrario. Bene, possiamo passare al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita a Liliana Segre. Ecco, crediamo davvero che la senatrice Segre vada proprio profondamente ringraziata per la sua preziosa testimonianza contro l'odio e contro la violenza e una testimonianza a difesa dei diritti di tutti nel rifiuto di ogni discriminazione. Quindi conferire oggi a lei la cittadinanza onoraria di Monterosso al Mare vuole proprio significare un tributo alla sua condizione di vittima dell'odio razziale della Shoah e vuole rappresentare un segno di gratitudine per la sua opera a tutela della memoria e in favore della dignità di ogni essere umano. E questo lo facciamo a maggior ragione perché con questo gesto auspichiamo che le nuove generazioni di giovani monterossini e monterossine
che possano essere illuminate da questo esempio e se mai si troveranno nella loro vita un giorno ad assistere a soprusi, a ingiustizie, a violenze contro i più deboli e gli indifesi, siano così capaci di saper scegliere concretamente da che parte stare per testimoniare proprio con la loro vita e con le loro azioni quello che, qua cito proprio un passaggio della senatrice, e possano essere sempre quelle farfalle gialle che volano sopra i fili spinati dell'odio e della discriminazione. Ecco, quindi questo vuole essere un gesto molto semplice, ma anche di speranza, insomma, e che possa auspicare davvero un bene anche per la nostra piccola comunità. Ecco, colgo l'occasione anche per dar notizia al Consiglio, per aggiornare il Consiglio. Voi sapete, come è stato anche annunciato dai giovani, dai bambini del Consiglio Comunale della Quinta Elementare, che hanno chiesto di intitolare una piazza del nostro paese a Tina Anselmi. È stato fatto il loro intervento il 25 aprile in piazza, proprio a seguito, come percorso conclusivo di un loro percorso su educazione civica e su quello che è lo studio del ruolo della donna all'interno della società. Io venerdì scorso mi sono recato a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso proprio per incontrare Maria Anselmi, che è la sorella ed erede di Tina Anselmi, per consegnarle una copia del fascicolo che riporta tutti gli atti, i verbali e gli interventi e lo studio, le ricerche che i nostri bambini hanno fatto sia sul percorso dell'educazione civica quest'anno col Consiglio Comunale della Quinta Elementare, sia sullo studio delle leggi sulle pari opportunità, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e l'intervento che loro hanno tenuto il 25 aprile in piazza e la loro richiesta, insomma, di intitolazione della nuova piazza che loro hanno scelto poi proprio Piazza Belvedere, che cambierà di nome. Quindi questo anche fa parte di questo percorso di educazione civica e si inserisce anche a delle affinità anche importanti con questo corrente punto all'ordine del giorno. Bene, apro la discussione su questo punto all'ordine del giorno. I consiglieri che vogliono intervenire ne hanno facoltà. Bene, allora se non ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno, metto in votazione il punto 5, conferimento cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, per appello nominale dei presenti, Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rollando. Favorevole. Monica Betta. Favorevole. Giovanni Zanini. Favorevole. Pierluigi Chiassoni. Favorevole. Enrico Magnani. Favorevole. Michela De Simoni. Favorevole. Pietro Motto. Favorevole. Daniele Betta. Favorevole. Gino Policardo. Favorevole. Per l'immediata eseguibilità del provvedimento, Emanuele Moggia favorevole, Vincenzo Rollando. Favorevole. Monica Betta. Favorevole. Giovanni Zanini. Favorevole. Pierluigi Chiassoni. Favorevole. Enrico Magnani. Favorevole. Michela De Simoni. Favorevole. Pietro Motto. Favorevole. Daniele Betta. Favorevole. Gino Policardo. Favorevole. Perfetto, non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Io ringrazio tutti i consiglieri per essere intervenuti, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci a tutti.